di emergenza unico, il 112 è garantita la risposta in 5 secondi. A Napoli ed a Sarno ci saranno le due centrali telefoniche ed è così che la Campania si unisce alle 11 regioni italiane nelle quali è attivo il numero unico di emergenza. Chiamando il 112 con un tempo di risposta entro i 5 secondi si potrà chiedere assistenza per qualsiasi tipo di emergenza. A seconda della necessità la chiamata poi verrà instradata verso forze di polizia, vigili del fuoco, strutture sanitarie o assistenza in mare. Si tratta di un funzionamento dunque molto simile a quello del 911 degli Stati Uniti. Il servizio sarà multilingue e permetterà anche la geolocalizzazione, cosa molto importante, dei chiamanti e inoltre utilizzabile anche dai cittadini disabili grazie al sistema. 112 sordi. Per la campagna dunque verranno realizzate due centrali uniche di risposta, le cosiddette CUR, una Napoli, l'altra Sarno, che copriranno il servizio rispettivamente per l'area metropolitana di Napoli, quindi 3 milioni circa di abitanti e per il resto della regione circa 2 milioni e 800 mila abitanti. Abbiamo voluto con forza che Sarno si candidasse ad ospitare la centrale unica di emergenza. Per ovvie ragioni, perché il nostro, la nostra città è a un passo dalla provincia napoletana e a nord della provincia salernitana e serve un bacino di utenza che, che è quasi di circa un milione di abitanti. Tra, tra agro-sarnese-nocerino e agro-sarnese-vesuviano-nolano, vesuviano, vesuviano 800-900.000 abitanti risiedono in questo bacino, in questo territorio. Posizionare la centrale unica di emergenza nella nostra città è lungimirante perché poi è fondamentale la logistica. Per cui, Sarno è ben collegata attraverso una rete di strade, di superstrade e di autostrade con tutto il bacino di cui stavamo parlando. Quindi, io ringrazio la Regione Campania, ringrazio la Morgese, il Ministro, che ha voluto che nella nostra città la centrale unica di emergenze fosse collocata appunto nel nostro territorio, dove, dove sarà sistemata. Sarà sistemata nell'immobile Ex Arcadis che in questo momento vede soltanto gli uffici espropri della Regione Campania. E un impegno di circa 500 mila euro per risistemare, risistemare l'immobile, tra l'altro ehm, ah, ci sono considerazioni da fare perché c'è la Guardia Forestale, ci sono i Carabinieri Cinofili, c'è una situazione di circa 35.000 35 metri quadri di terreno che possono ospitare altre strutture. Quindi, ben, ben conscio di tutto ciò, siamo onorati che, la unica di che una delle due centrali uniche di emergenza venga nel nostro territorio. Eh, aggiungo, aggiungo che al di là dei 500.000 euro previsti per la risistemazione dell'immobile, in, in parte risistemazione dell'immobile, ci sarà anche un'assunzione, quindi anche lavoro, per circa 50, 50 operatori che dovranno, che dovranno come dire, far funzionare la centrale unica.